Un'altra delle chiavi abbastanza identificative del vostro modello è anche quello di aver avviato una cooperativa di comunità come modello di gestione di questa attività. Ci puoi raccontare come è nato e perché è stata scelta la cooperativa di comunità? Sì, il motivo è semplice. Noi avevamo il bosco, abbiamo il borgo, ma il primo agente di sviluppo locale di un territorio sono le persone. Quindi avevamo bisogno di rimettere le persone al centro, di iniziare a ragionare in termini di protagonismo non soltanto dei giovani, ma di tutti gli abitanti. E il modello della cooperativa di comunità ci sembrava quello migliore, intanto perché diventa una infrastruttura sociale molto potente, perché riporta le persone a stare insieme e a ragionare del proprio territorio in maniera appunto collettiva, e questa era una cosa che a noi mancava e che secondo me era utilissima e ci serviva. E poi è un modello di impresa, e quindi da questo punto di vista ci fa fare le cose un po' più seriamente. Noi avevamo anche qui bisogno di rapportarci in maniera più credibile rispetto alle cose che facevamo. Abbiamo una grande tradizione di volontariato, una grande tradizione di associazioni, di proloco, di persone che si impegnano nella promozione del territorio, però dovevamo salire un gradino in più, dovevamo trovare uno strumento che potesse creare anche delle opportunità di lavoro, che potesse generare anche delle piccole economie. E la cooperativa, con il suo modello, con i soci lavoratori, con i soci sostenitori, con i soci utenti, con questa capacità di far stare insieme tante esigenze diverse, ci è sembrata l'occasione, lo strumento migliore per poter raggiungere i nostri Ecco, obiettivi. e per poter tenere insieme tutte le grandi energie della comunità locale, quali sono stati alcuni strumenti che avete adottato per fare in modo tale che la cooperativa operativamente fosse efficiente e potesse agire? C'è stata fatta della formazione? Quali sono state le attività per rendere operativa la cooperativa? Sì, la cooperativa è nata dopo almeno un anno di preparazione, di incontri, di viaggi ispirazionali. Siamo stati a Succiso, siamo stati a Cerreto Alpi, a Melpignano, abbiamo studiato altri modelli, abbiamo fatto tantissimi incontri e solo dopo diversi mesi di preparazione siamo arrivati al momento, diciamo, della nascita formale dal notaio. Dopodiché, anche dopo, ovviamente, è uno strumento in continua evoluzione. Ci siamo resi conto, soprattutto negli ultimi tempi, che le potenzialità della cooperativa vanno oltre il perimetro dei propri soci. E infatti la cooperativa è diventata un facilitatore che tiene insieme anche altri pezzi del territorio. Abbiamo costituito un organismo informale che si chiama Coalizione Locale, dove ci sono dentro tutti i gestori di B&B, i ristoranti, gli altri rappresentanti delle associazioni, tutti quelli che hanno a vario titolo interesse a che questo progetto di comunità ospitale vada avanti e si rafforzi. E quindi la cooperativa, oltre, diciamo, a fare l'interesse dei soci e della comunità di riferimento, diventa anche il collettore per far stare insieme altri soggetti, altre sensibilità del nostro territorio. Da questo stare insieme è nato l'ultimo progetto, che partirà a settembre, che è la nascita di una condotta di slow food nel nostro territorio, con il primo mercato slow food dei Monti Dauni, che ci consentirà di così mettere in rete anche i produttori. Però sono tutti progetti che nascono da questa infrastruttura sociale. Meraviglioso.